Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è infatti intervenuto durante la trasmissione Che tempo che fa, condotta dal giornalista Fazio. Se ricominciamo a far finta di nulla e assistiamo a scene di folle o assembramenti, perderemo di nuovo il controllo dell'epidemia, afferma. Il virus non è affatto sconfitto. I vaccini abbiamo iniziato con uno schema che prevedeva oltre 28 milioni, adesso stiamo lavorando con uno che ne prevede 11, praticamente, e oltre il 60% in meno del previsto. Avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra 3 o 4 settimane. Io sono per la zona rossa in tutto il paese, lo ha affermato Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, durante l'intervista ai colleghi del Messaggero. Il ritardo nelle procedure vaccinali si aggiunge agli assembramenti nelle regioni a fascia gialla, come accaduto nel weekend scorso. Avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra 3-4 settimane, ha avvertito. Ormai l'andamento di questa epidemia è prevedibile, sarebbe importante evitare gli assembramenti. Ma mi pare evidente che i semplici suggerimenti non abbiano alcuna efficacia. Se a questo aggiungiamo che sono state riaperte le scuole, abbiamo la certezza di vedere presto un incremento di casi, ha detto. Io sono per la zona rossa in tutto il paese. Febbraio e marzo saranno i mesi più difficili. A giugno saremo maggiormente al sicuro, ha poi così concluso il consulente. A dicembre l'occupazione diminuisce dello 0,4% con un calo di 101.000 unità. Lo rivela l'Istat sulla base dei dati provvisori, sottolineando che rispetto a dicembre 2019 si registrano 444.000 occupati in meno, meno l'1,9%. Nel mese si registra un incremento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione dell'occupazione rispetto a novembre coinvolge le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi d'età, con l'unica eccezione degli ultra cinquantenni. I livelli di occupazioni sono inferiori a quelli di febbraio 2020, di oltre 420.000 unità. Il tasso di disoccupazione sale a dicembre al 9%, più 0,2 punti. Anche il tasso tra i giovani cresce e segna un 29,7%, preoccupante, più 0,3 punti in più. I disoccupati complessivi sono oltre 2.250.000, con un calo di 222.000 su dicembre 2019. Il dato risente del largo utilizzo della cassa integrazione del blocco dei licenziamenti, oltre che dall'uscita del mercato del lavoro delle persone che non hanno fiducia nella possibilità di trovare un lavoro. Gli inattivi sono oltre 13.750.000 e crescono di 42.000 unità su novembre e di 482.000 unità su dicembre 2019, con un più 3,6%. Crollo dell'occupazione indipendente con la pandemia e la crisi economica. A dicembre, rivela l'Istat, sulla base dei dati provvisori, gli occupati indipendenti sono diminuiti di 79.000 unità rispetto a novembre, mentre hanno perso 209.000 unità su dicembre 2019, a fronte di 444.000 occupati in meno totali. Su dicembre 2019 soffre anche il lavoro dipendente a termine, con 393.000 occupati in meno, mentre i dipendenti permanenti crescono con 158.000 persone a lavoro in più rispetto al recente dicembre 2019. Boom di prenotazioni invece per quanto concerne i vaccini per gli over 80 in Campania. Alle 19 di ieri sera le richieste pervenute sulla piattaforma elaborata dalla Regione erano ben 22.700. La seconda fase della vaccinazione scatterà nella seconda settimana di febbraio. Il percorso individuato dalla Regione procede al meglio e con pochi semplici passaggi. Dopo aver compilato infatti la registrazione, arriva una mail di conferma per la procedura da stampare e tenere per sé. Per coloro che hanno problemi a recarsi presso il centro vaccinale, la Federazione dei Medici di Medicina Generale ha diffuso una nota: siamo i soli che possono dare capillarità alla vaccinazione, riuscendo a raggiungere anche quella parte di popolazione che ha grandi difficoltà nell'accesso alle strutture vaccinali. Siamo pronti a fare la nostra parte e per questo è bene che al più presto la Regione convochi un tavolo per passare ad una fase operativa. C'è la necessità di coordinare e integrare con le piattaforme regionali l'attività di ricognizione prima e di somministrazione, poi portata avanti dai medici di medicina generale.
Tornano in presenza anche gli studenti quest'oggi delle scuole superiori in Campania con l'aggiunta di 9 linee di autobus con 450 corse in più, come ricordato sui social dalla ANM. Non sono mancati però caos e assembramenti all'esterno di alcune stazioni della linea 1 della metropolitana, soprattutto alla stazione di Piscinola, periferia nord della città di Napoli. Il nostro impegno è massimo per garantire il rientro a scuola in sicurezza. Voi non dimenticate di indossare la mascherina, ha scritto l'azienda. Si legge sulla pagina dell'ANM inoltre che alcune scuole saranno chiuse a Giugliano, Castellammare, San Gennaro Vesuviano e Qualiano. Sono stati inoltre chiusi 2 plessi scolastici a Bosco Reale e ci sono degli ingressi posticipati, uscite anticipate, in quanto in questo momento di emergenza epidemiologica sono sospese diverse attività, tant'è vero che a Torre del Greco è stato rimandato il rientro a scuola. Proteste e manifestazioni e scioperi sono stati annunciati anche per oggi in diversi istituti della città, presso i licei Vittorini, San Lazzaro e Fermi d'Adda. Nuovo aggiornamento della situazione coronavirus in provincia di Caserta, come comunicato all'ASL locale. Qualche ora fa nel bollettino del 1 febbraio si registrano 67 nuovi positivi, 80 persone guarite e 2 deceduti. I tamponi processati sono stati 747 per un tasso di incidenza dell'8,9%, in leggera discesa rispetto a domenica. Maddaloni resta l'unico comune con oltre 200 casi, 259 per la precisione. Segue poi Caserta con 167 e Marcianise con 161. Passiamo invece adesso al calcio, perché il Napoli, dopo la qualificazione in Coppa Italia alle semifinali, che lo vedrà impegnato mercoledì con l'Atalanta, ha battuto ieri allo stadio Diego Armando Maradona il Parma per 2-0. A decidere il match le reti di Elmas nella prima frazione e Politano nella ripresa, dopo una rete annullata ai Ducali sull'1-0 che portava la firma di Brugman. Non una prestazione brillantissima per gli uomini di Gattuso, che tuttavia hanno conquistato 3 punti importanti per la classifica. Gli azzurri attualmente sono quinti, alle spalle di Milan, Inter, Roma e Juventus, con la quale il Napoli dovrà giocare il recupero. Così ha commentato Gattuso a fine partita ai microfoni di Sky il successo contro il Parma. Mi sento a mio agio quando sono a Castelvolturno con i miei giocatori, non mi sento a mio agio con quello che sta invece succedendo qua negli ultimi giorni. Credo fortemente nelle emozioni e in quello che faccio, ma da un po' l'aria che respira Napoli non mi piace. Il Napoli ha superato il 2-0 la squadra di D'Aversa e lui ha proseguito oltre il risultato sul campo. Il rapporto con il presidente è sempre stato buono, ha detto a Sky. Non posso negare che dopo gli ultimi 15, però 20 giorni, da parte mia c'è un po' di delusione per tutto quello che è successo. Ho però grandissimo rispetto per De Laurentiis, non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte e appena gli ho chiesto un giocatore, Bakayoko me l'ha comprato. Delusione perché penso siano stati contattati altri allenatori, credo solo che la situazione sia stata gestita male, dico solo questo. Io sono una persona corretta, tante squadre mi hanno chiamato ma non ho parlato con nessuno. Se avessi avuto percezione che la squadra non mi seguiva, avrei cambiato mestiere, voglio fare il mio lavoro come so. Il riferimento di Gattuso è anche alle tante voci sul futuro, legato anche al rinnovo di contratto che sembra non arrivare. Io posso firmare anche per 5-10 anni, ma non sono legato ai contratti, bensì alle emozioni. Voglio fare il mio lavoro. Qui sto prendendo schiaffi a destra e manca tutti i giorni. Sembra che siamo penultimi in classifica. Alla fine si smanetta sul web e si legge tanto. Ai giocatori qualcosa in testa rimane. Io non leggo nulla perché non voglio farmi del male da solo. Io devo lavorare, poi magari perdo 2 partite e sono di nuovo in discussione. Però credo non si possa lavorare in questa situazione e con questo clima qui. Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte. Sento dire che sono maleducato, che non sto bene e che non posso più allenare. Magari possono dire che sono incapace, lo accetto, ma ciò che sta succedendo è un'altra roba. Se qualche tifoso da tastiera ha visto il lockdown inizia a scrivere, non è un mio problema. Delle parole pesanti le ho però ricevute da gente che lavora qui da tanti anni, sono offese gratuite e non posso accettarlo. Infine conclude con la vittoria ottenuta sul Parma oggi. La partita mi è piaciuta, giocare contro il Parma non è semplice, ti pressano sempre. Mi è piaciuta molto la capacità di annusare il pericolo, certe volte si può giocare non bene tecnicamente ma giocare da squadra come abbiamo fatto oggi. Non ho un attaccante di ruolo e mi chiedo cosa possa fare in più. Ad oggi abbiamo il solo Petagna e giocando ogni 3 giorni è difficile. I ragazzi hanno battagliato, sanno quello che dico, quello che penso e quello che voglio. Qualcuno magari pensa di giocare di più e sta con il musino, ma per i giocatori ho enorme rispetto. Infine la battuta sull'abbraccio energico con Politano dopo il 2-0, l'ho insultato. Non ci voleva uno scienziato per capire che giocavamo con il 5-4-1 e che doveva stare largo a destra.
Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Una buona serata.